L'arte alla portata di tutti, in strada. Nel tardo pomeriggio di sabato 1 aprile è stata inaugurata, presso l'hotel BHR di Quinto di Treviso, la prima fiera del fantarealismo, voluta dalla compagnia artistica Arte Scalza. L'idea è nata da una chiacchierata che ho avuto modo di fare con il qui presente Walter su una visione dell'arte che lui ha e che mi ha voluto spiegare, che è il fantarealismo, è una visione un po' particolare, poi magari vi dirà qualcosa lui. Io sono la referente di Arte Scalza a Treviso, lavoro dal 2014 con una compagnia artistica con questi artisti noi realizziamo diversi eventi, performance, un po' di tutto, diciamo che siamo itineranti e creiamo un po' di tutto. Abbiamo fatto anche 1 chilometro per l'infanzia di Teli, dipinti dai bambini, che abbiamo esposto a Treviso l'8 maggio scorso. Quindi diciamo che la nostra arte mangia un po' tutto, cioè dalla parte sociale alla parte invece quella proprio artistica e culturale. E quindi abbiamo deciso a un certo punto, dopo 3 anni di eventi e di collaborazioni attive, di portare tutto in una sede che fosse anticonvenzionale, fosse qualcosa di diverso e che potesse rappresentarci come ideali e come libertà di pensiero che abbiamo noi scalzi e fantarealisti. Che cos'è allora? Come potremmo definirlo il fantarealismo? Allora, so che è una cosa un po' difficile capire che la fantasia e la realtà in realtà convivono. Cioè, la realtà è quello che viviamo tutti i giorni, la fantasia è quello che è nei nostri sogni, però senza i nostri sogni non avremmo la realtà. Da questo punto io ho preso per riuscire a capire cosa volevo fare nei miei quadri e nelle mie opere. Però era un qualcosa che volevo in più. Io ho creato un movimento, ed è un movimento che vuole praticamente fare da amplificatore a tutti gli artisti invisibili o artisti di strada. Quello che è invece il movimento deve essere un lancio di tutti quanti quegli artisti che sono sconosciuti e che in realtà ce ne sono tantissimi e sempre di più, perché l'Italia è un paese d'arte, ci siamo dimenticati di questo e invece noi l'arte dovremmo svilupparla e dovremmo farla, dargli un'amplificazione molto più alta. E non è solo la pittura, riguarda la poesia, la danza, il teatro, la musica e tutto quanto il resto, addirittura anche il discorso alimentare. Tra i nostri, diciamo, fantarealisti c'è anche un pasticcere, per cui siamo proprio a 360 gradi. Realizzata in collaborazione con diverse associazioni del territorio, la mostra raccoglie in un'unica collettiva le opere di 42 artisti locali. Ma non si limita alle arti visive. Nella fiera, oltre a pittura e scultura, si intrecciano anche musica, danza, teatro e fotografia. Ognuno di noi è artista nel suo modo di essere, nel suo modo di lavorare, nel suo modo di fare. L'arte per me non esiste perché tutto è arte. Per cui se noi ci basiamo su questo capiamo che l'arte non è più un concetto astrale dove riguarda il pittore X o il musicista Y. Cioè è un qualcosa di più. Se tutti quanti, la rivoluzione più grossa sarebbe quando tutti quanti praticamente facessero dell'arte della propria vita.